progetto. Ieri parlava con la ragione, oggi è tornata a parlare con il cuore. L'obiettivo è quello di ridiscutere integralmente il progetto nel rispetto degli accordi con la Francia, cioè quello che è scritto nel contratto di governo e quello che abbiamo scritto ieri nella nostra mozione che abbiamo approvato in Parlamento. Abbiamo presentato, è stata qualche giorno fa, qualche settimana fa, è stata depositata finalmente l'analisi costi-benefici, commissionata dal ministro Toninelli e quindi sulla base di quella il governo farà le proprie valutazioni e deciderà cosa fare, però non col cuore, con la testa, perché bisogna ragionare con la testa quando si spendono tutti questi miliardi di euro dei cittadini italiani ed europei. Con la testa per capire se questa è un'opera che effettivamente serve al paese, se questa è un'opera che effettivamente si inserisce in un contesto europeo indispensabile, come ci dicono, a mio avviso non lo è. Però è una valutazione che farà il governo. Io voglio ricordare un dato, una cosa importante che è nero su bianco, scritto su carta, scritto sugli accordi che abbiamo con la Francia. Si parla tanto di questi accordi che dobbiamo rispettare. Nell'accordo con la Francia l'opera, la fattibilità dell'opera è subordinata alla saturazione dell'esistente. E andiamo a vedere l'esistente se è saturo oppure no. La portata dell'esistente della ferrovia Torino-Modane, del treno merci che c'è, esiste ed è in funzione adesso, è di 20 tonnellate annue. Però ha raggiunto il picco di 10 tonnellate annue nel 97. Ad oggi la portata annua è di 3 milioni di Vabbè. tonnellate. Quindi questa non mi sembra Sulle una cosa questioni un'opera tecniche satura. arriviamo tra un momento perché abbiamo anche un servizio specifico.